E passiamo alle acciaierie Valbruna. Il futuro è sempre più incerto. Tra le cause, la forte assenza della politica provinciale. Vediamo. Maggiore chiarezza e sincerità da parte della politica. Questo chiedono i sindacati del settore metalmeccanico unitariamente alle rappresentanze sindacali unitarie delle acciaierie di Bolzano. Nel corso della conferenza tenutasi all'interno dello stabilimento di Via Volta, i tre segretari di FIOM CGL, Fabio Parrichini, FIM CISL, Renzo Rampazzo e WILM WIL, Vincenzo Salerno, hanno lanciato un appello alla politica altoatesina affinché si faccia chiarezza una volta per tutte sulla situazione dello stabilimento che attualmente vede 530 lavoratori in cassa integrazione. I sindacati e le RSU hanno inviato una lettera all'assessore provinciale Thomas Widmann, nella quale si chiede di avviare un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, ovvero la proprietà della Valbruna, del sindaco Luigi Spagnolli, dell'assessore provinciale all'ambiente Michel Leimer e dell'assessore provinciale al lavoro Barbara Repetto. Sul piatto tre questioni importanti da affrontare. Innanzitutto sapere quale sarà il futuro di questa azienda da parte di questa proprietà. Come seconda cosa cerchiamo di sapere da parte di questa provincia se ci vuole, c'è dell'interesse per salvaguardare questa industria in merito a tutto quello che riguarda le questioni ambientali, rumore, fumi, queste cose, per sapere con chiarezza ciò che si vuole fare in questa azienda. Ma a preoccupare i sindacati e le RSU, oltre all'assenza della politica, sono anche le dimissioni di operai qualificati. Tanti lavoratori cosiddetti professionali con delle capacità stanno dando le dimissioni da questo stabilimento, e questo preoccupa, perché anche la perdita di potere professionale all'interno di un'industria può portare l'industria stessa a non avere più queste forze che necessitano in questa azienda e forse a avere dei ripensamenti per rimanere su questo territorio. A far chiudere lo stabilimento, se le cose proseguiranno su questa linea, saranno i lavoratori stessi in cerca, e come non comprenderli, di un nuovo posto di lavoro. Intanto si attendono sviluppi. Se il tavolo di confronto non verrà programmato entro la fine di novembre, i sindacati con i dipendenti dell'acciaieria Valbruna manifesteranno davanti alla provincia e anche al mercatino di Natale.